Atreus, da me. Ok, arrivo. Padre, ho una confessione da fare. Quelle voci che sento, beh, non è la prima volta. Quando abbiamo incontrato Brock, la sua bestia mi ha detto che qualcosa si nascondeva fra gli alberi. Per questo non voleva muoversi. Te l'ha detto? Beh, potevo sentire quello che sentiva lei, le sue paure. Se succede ancora, devi dirmelo, capito? Promesso. Abbiamo la luce. A Midgard. Brock, siamo stati in un altro regno e abbiamo visto tuo fratello. Beh, non in quest'ordine. Tu hai permesso a quello smidollato di toccare la tua ascia? Lo sai che quello ha perso il suo talento, no? Un giorno ho preso e me ne sono andato. Tentava di trascinarmi a fondo con lui. L'ha rovinata la nostra piccola? Anzi, al contrario. Beh, anche un maiale cieco può scovare un tartufo ogni tanto. Ma sai che cosa conta realmente? La coscienziosità. E io trasudo coscienziosità da tutte le parti. Che cosa hai fatto? L'ho migliorata. Bene! Quando la finite di ciondolare, vi chiederò un favore. Cosa c'è, nano? C'è un alchimista. Sì. Venite pure! Tanti saluti alla tranquillità. Sai che cosa vuoi? Beh, ci si vede. Ricordi la strada per arrivare all'alito nero? Certo. Dobbiamo percorrere il ponte verso la torre di Vanheim. Torniamo verso l'alito nero o esploriamo? La statua di Thor che abbiamo visto prima, dopo la caverna della strega. E in quale direzione è? Siamo a metà mattinata. Il sole è laggiù, perciò... è sud. Sud-ovest. Get in meno.
leggere nemmeno così, ma sono diverse dalle altre. Oh, la magia della strega è ancora su quei bastoni del disprezzo. Tempo risparmiato. Sono stato bravo, vero? Stai migliorando. Padre, credi che possa portarla adesso? No. Ma... ho detto no. Ok. Chi avrà scolpito il volto nella montagna? Tu lo sai meglio di me. Grazie. Stai attento. L'imprudenza ci fa solo perdere tempo. Vero. Beh, ecco di nuovo l'alito nero. Che facciamo? Vediamo se la strega ha ragione. Funziona, aveva ragione. Vieni, finiamo l'opera. Su, scaliamo. Mamma diceva che i giganti, prima di sparire, andavano sulle montagne di Midgard. Sono spariti? Sì, sono spariti da un giorno all'altro, non si sa perché. Saranno tornati a casa. A Jotunheim. Forse. Chissà se il volto della montagna è un tributo a un gigante importante. La bocca, ecco. Altro alito. Qui.
Mai sentito storie di un gigante con la testa di cervo? Chissà chi è. L'avevi detto. Non significa nulla. Manca qualcosa. Che dice? Vesti al guinzaglio, schiavo incatenato, il mio richiamo l'ha solo su. Niente.
Atreus, seguimi. Arrivo subito. Questo era un luogo importante per i giganti. Ci stanno mettendo alla prova. Ok, così va bene. Ancora. È la risposta? Libertà. Sì, può andare. Fai pure. Ok, frezza. Che sta facendo? Oh, pensavo ci fosse un ponte. Ah, i giganti ci mettono ancora alla prova. C'è un cristallo in quel portafiaccole. Lo accendo. Meglio, no? Dobbiamo scendere per salire. Questi sono troppo stretti per i giganti. Perché ridi? Oh, dici sul serio? Sono sempre serio. Già, mamma mia, questa storia non ti è mai interessata. I giganti sono solo una razza, come gli Elfi e gli Ulduvolk. Non sono grandi davvero. E il serpente del mondo? Ok, lui è un gigante in tutti i sensi, ma è l'unico che...
indietro! A malapena. Ragazzo. Certo. Interessante. Preparati. Un altro cristallo di luce. Guarda questo posto. Sembra così... morto. Volevo dire antico, ma va bene anche quello. Un bel po' di cadaveri. Dimmi cosa vedi. Beh, sembrano umani, non giganti. Già, ladri in cerca di tesori. Vedi le trappole? Oh sì, per fortuna le hanno fatte scattare. Spera che restino morti. Siamo passati. Cosa dice? Signor sì. Oh, questo è Durator. Uno dei quattro cervi dell'albero del mondo. Sta di guardia all'entrata per Jotunheim mentre i giganti dormono. Pensi che sia ancora qui? Non lo so. Guarda qui. Sì. Ho già visto questa lingua. Il picco è la nostra meta. Dobbiamo salire. Wow,
il picco più alto di tutti i regni. Mamma sapeva che era la montagna dei giganti. No, la sua richiesta si è rivelata più complessa di quanto pensasse. È un nome, credo. Ras-Lin. Significa terrore. Che cos'è? Strano. C'è una candela avvolta da una corda e una specie di pelle d'animale. Forse una lanterna. Niente stoppino. Non ci serve. Il Bifrost illumina la strada. Chi ha acceso queste torce? I morti non hanno bisogno di luce. Stai attento. Wow! Cos'è tutto questo? Dove siamo? Una miniera. Se questo va fino in cima, siamo vicini alla meta. Capito. Come si usa? Atreus, seguimi. Scusa, mi sono... non andrà da nessuna parte. Questi marchi ingegni sembrano nani, ma le sculture in pietra sono chiaramente Jotun. Sai, credo che i giganti abbiano abitato queste montagne, oltre ad averle scavate. Ulverloch! Come si azionerà l'artiglio? Su, vieni. Ragazzo. Chiusa con la magia. C'è un marchingegno a ingranaggi vicino a quella torcia. A cosa pensi che serva? So come funziona. C'è un gancio da un lato. E se sblocchiamo questo... Oh no! La corda si è impigliata sotto la roccia. Sei stato avventato. Sì, è vero. Mi dispiace. Di quelle cose. Che succede a quel trono? Per dietro! Abbiamo trovato qualcosa. Non mi dire! Wow! Che posto immenso! Ovvio, è una montagna. Santo Eintal! Ma lo sapete cos'è? Il cuore di un antico. Il cuore di una... Oh, sì. Beh, è proprio così. Difficile da uccidere. Davvero?
Non è facile uccidere un mostro gigante fatto di pietra? Ma dai! Venite pure! Tanti saluti alla tranquillità! Hai qualcosa in mente? Non restate per qualche perla di saggezza. Dimmi pure, ragazzo. È sempre un piacere, ora fuori dai piedi. Altre trappole. Una galleria, troppo piccola per te. Entra. Ok. Dove andiamo? Stai bene? Certo. Fatta. Da che parte? Riesci a spostarti? Sembra un po' pesante. Ci riesco. Siamo bloccati. Il carrello è ancora attaccato. Lo vedo. Bene. Andiamo. Ci siamo.
Guarda, un'altra lanterna. Rotta, lascia stare. Ma cosa potrebbero servire? Hanno qualcosa di speciale. Lo sento. Ora da qui dove dobbiamo andare. Non è una buona idea. Potresti spezzare la corda. Forse dovremmo trovare un modo per salire. Da fuori la corda. Puoi usare il carrello per portarci lassù. Credo sia più avanti. Sembra pesante. Impossibile. Ce l'hai fatta. Adesso possiamo azionare la carrucola e salire su in cima. Come on.
al marchingegno. Pennello. Ehi, aspettaci! Andare. Parte. Ci porterà dritti fino in cima. Lo scopriremo presto. Lassù c'è qualcosa di strano. Potrebbe essere pericoloso. Lascia perdere le supposizioni. Pensa alle cose concrete e tieni gli occhi aperti. Sì. Ora siamo più vicini. Ehi, questa non è rotta. C'è un messaggio. Una preghiera dei giganti, affinché gli antenati veglino su di loro e li guidino verso casa. Ragazzo... Aspetta! Credo di sapere come funziona. Guarda. Wow! Che hai scritto? Ho chiesto di vegliare sulla mamma. Veglieranno anche su di noi durante il viaggio. Andiamo. La strada è lunga. Indietro!